Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV e oggi riprendiamo la nostra avventura con Spider-Man dopo l'incredibile scoperta, le incredibili vicissitudini che sono successe nella nostra avventura. Abbiamo avuto tutti i nostri nemici contro e adesso il prossimo obiettivo si trova proprio di fronte a noi e quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Io nel frattempo vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, se non siete iscritti di iscrivervi al canale attivando la campanella. Spider-Man, sei qui per aiutarci? Certo che vengo così tanto Mi per... sembravate in difficoltà. Non immagini quanto. Mai visto niente di simile a questo respiro del diavolo. La scientifica sta impazzendo. Secondo i TG è qui che Otto ha rilasciato il respiro del diavolo. E quindi io che dovrei fare adesso? Poi? Posso fare solo questo? Vediamo. Ah, ecco. Analizza. C'è del residuo su questo segnale. Forse posso isolarlo. Ah, dobbiamo fare una Una ricerca. sequenza con adenosina e tiamina. Promettente. Mi secco a fare queste cose ogni volta. Diciamo così. No, e non va bene. Questo lo mettiamo qua. In teoria dobbiamo mettere questo qua. E questo qua. L'abbiamo fatto. Poi. Questo se lo mettiamo qua. Ok. Quindi poi questo lo mettiamo qua. Quindi c'è rimasto questo qua e questo qua. Fatto. Pensavo che era più difficile. CPF1 modificata dalla Oscorp. È il respiro del diavolo. Sì, questo l'abbiamo capito. Devo solo seguire il vettore di dispersione. La traccia segue varie direzioni. Devo trovare quella giusta. Va bene, seguiamo questa per prima, va. La traccia conduce a quell'edificio. Quell'edificio? Vediamo, saliamo, saliamo. Poi. Si sposta tra questi edifici. Poi. La traccia conduce a quei condotti. Che ci faceva Otto qui? Deve esserci una porta o un qualsiasi altro accesso. Vediamo. Mi dice di entrare qua. Atmosfera tetra. E ora? Ci sarà un modo per accendere le luci. Sì. Dobbiamo utilizzare questo. E luce fu. Wow. Questa era la base operativa di Otto. Il caos dell'evasione di massa avrebbe garantito una copertura perfetta. E questo? Otto era a caccia di vulnerabilità nelle tecnologie Sable. Ok, e ora? C'è dell'altro? Volto mi perseguita. Sorride alle telecamere, incassa ogni genere di riconoscimento e nel frattempo continua a tenermi al suo gioco. Perché nessuno si accorge di quanto sia egoista, irresponsabile, malvagio? Se solo riuscissi a mostrare al mondo il vero Norman, l'uomo nascosto dietro la maschera. Ok. Perché me lo dice di nuovo? L'ho già ascoltato. C'è dell'altro? Sì, guarda quante cose. Buon vecchio Rhino, il mio secondo russo preferito. Otto ha registrato dei messaggi per i suoi complici. Alexi,
Ho seguito la tua carriera con estremo interesse. Il mondo ti considera uno sciocco privo di intelletto, ma io vedo in te un guerriero con l'animo da poeta. So quanto desideri liberarti del costume che ti imprigiona. Aiutami a raggiungere il mio obiettivo e avrai finalmente la libertà. Questo lo esaminiamo Otto pure. Otto ha sviluppato un agente corrosivo per liberare Rhino dal suo costume. Un'agenzia governativa ci aveva provato per anni. A Otto è servito solo qualche giorno. Decisamente più bravo a questo punto. Poi c'è dell'altro, vediamo. Mac Gargan, alias Scorpion, alias Pazzoidon de Pazzoidoni. Altro. Non mi accade spesso di doverlo ammettere, Gargan. Ma affrancarti dei tuoi debiti di gioco è stata una sfida più impegnativa del previsto. I tuoi creditori sono individui piuttosto esigenti. Completato il lavoro alle riserve, tuttavia, le tue ambasce finanziarie saranno risolte. Otto Octavius sa essere molto persuasivo. Abbiamo capisciuto. Vediamo se c'è dell'altro. Qua, che cosa c'è? Il caro Voltur. La fonte energetica delle ali di Voltur gli ha causato una neoplasia spinale. Ma Otto sta sviluppando una cura sperimentale. Interessante. Poi, cosa c'è qua? Un'altra registrazione. Adrian, quale perfida ironia che le tue magnifiche ali siano state la causa del tuo deterioramento fisico. Per fortuna, ora sei al mio servizio. Conclusa l'operazione, il trattamento che ho sviluppato curerà il tuo male. Non è ancora giunto il momento di abbandonare le tue spoglie mortali. Praticamente li ha messi tutto e... Electro. Letteralmente un cavo scoperto. L'aspirazione di Electro è tramutarsi in energia pura. E attraverso le modifiche di Doc al suo costume si è avvicinato all'obiettivo. Ma li devo ascoltare tutti? La prima volta che hai voluto confidarmi il tuo sogno ho pensato che fossi pazzo. Energia pura. Esaminando meglio il problema, tuttavia, ho scoperto un metodo attraverso il quale entrambi potremmo soddisfare le nostre ambizioni. Conclusa la missione, ti assicuro, diventerai energia pura. O qualcosa di molto simile. C'è dell'altro perché l'avevo visto. Qua. E questa cos'è? Otto deve aver usato questa mappa, ma non vedo note. Ci sarà qualcosa che mi sfugge. E questa? Una lampada UV. Ah, non succede niente. Come non succede niente? Devo accendere quella lampada. E come la accendo? Ora? Ah, basta che faccio così. Contatto. Ecco, si è accesa. Annotazioni nascoste. Otto ha inviato i criminali a distruggere diverse proprietà a Oscorp in città. Vuole abbattere l'impero di Norman un pezzo alla volta. Interessante. Ah, esamina. Scorpion intende avvelenare le riserve idriche cittadine. Anch'esse proprietà Oscorp. Rhino deve occuparsi delle risorse Oscorp sulla costa. Ma qual è il primo bersaglio? E perché? L'ultima fase dell'operazione prevede un assalto frontale alla Oscorp. E allo stesso Norman. Cosa ci fa a Voltura Times Square? Devo tenere gli occhi aperti. Electro saboterà le centrali elettriche. Ovviamente. Lì sta cercando l'antidoto per il respiro del diavolo, usando questo Icarus. Abbiamo fatto tutto? E ora? Ci segna un'altra cosa qui. Oscorp ha esteso i propri tentacoli in ogni settore della città. Energia, comunicazioni, sicurezza.
Norman ha reso la sua compagnia indispensabile, eppure fragile. Se dovesse verificarsi una catastrofe, se alcuni punti nevralgici venissero indeboliti, crollerebbe come un castello di carte e Norman mostrerebbe il suo vero volto, quello di una sanguisuga. Sì, poche mosse e sarebbe rovinato per sempre. Ok. Perché ce lo dà ancora questo? Quanti uomini servirebbero? Beh, vediamo le fasi. Primo, una qualunque catastrofe. Un tornado, un terremoto, oppure un'epidemia. Secondo, una serie di attacchi alla rete elettrica e ai centri d'emergenza Oscorp per sprofondare la città nel caos e mostrare a tutti il vero Norman. Servirebbero solo un manipolo di uomini, non più di sei. I Sinister Six. Martin è stato arrestato. Per la gioia di Norman, che ora si sente al sicuro. Povero illuso. Ha appena messo nello stesso cesto tutte le uova marce. Ora che Martin è nel Raft, insieme a Scorpion, Rhino, Voltor ed Electro, sarà sufficiente un calcio per far rotolare quelle uova dalla collina in direzione della Oscorp e di Norman. Sì, appena un calcio. Questa è la mia ultima registrazione. Peter, se mi stai ascoltando, sappi che ho fatto ciò che ritenevo giusto. Ti sembrerà una soluzione estrema, ma con Norman le mezze misure sono inutili. Tra tutti i rischi derivanti dalla mia decisione, perdere la tua amicizia sarebbe il dolore più grande. Spero di rivederti e che il nostro prossimo incontro non sia da rivali. Affermazioni importanti quelle del dottore. Icarus, trovato. Ciao, Spider-Man. Ti prego, lascia che mi presenti. Io sono... Otto Octavius. Icarus non esiste, vero? No. Martin non ha bisogno d'aiuto con l'antidoto. Icarus era una scusa per attirarti in posizione. Cosa significa? Una bomba. E questo? Vuoi uno strappo? Octavius è stata una ventata di aria fresca. Sì, quell'uomo è un vero genio. MJ. Peter, va tutto bene? Che succede? Non va bene. Ascolta, lì punta all'antidoto. Dobbiamo trovare il laboratorio del respiro del diavolo prima di lui. D'accordo. Esamino tutti i permessi lì. Se esistono tracce del laboratorio, le troverò. Grandioso! Ok. MJ, ci sentiamo. E ora? C'è anche Electro. È andata male? L'ho sfiancato. Passiamo al piano B. Appena in tempo. E ora? Che meraviglia il gioco di squadra, non so. Puoi ottenere l'impossibile. Come uccidere Spider-Man. Ah, mi scotti il cuore, Electro. Sei maturato in prigione, non è vero? Come lo batto? A vuoto, Max. Come sempre. Come faccio a batterlo? Ah, devo lanciargli le ragnatele. Falla un'altra volta, dai un bacio a... No, lascia perdere. Ma porca... Proseguita nelle otturazioni.
Ma che ca... Devo avvicinarmi e dargli una lezione. Prendi questo finalmente. Potrei danneggiarlo colpendo il trasformatore con la ragnatela. Quale trasformatore? Ah, sì. Prendi questo qua. V, tocca a te! Chi è V? Oh, Adriana, sono io, Spider-Man! Che diavolo vai urlando? Nessuno capisce le mie battute. Stasera chiuderemo in Conti, setta! Conti? Pensavo che il nostro fosse un rapporto basato sulla stima reciproca. Mi spezzi il cuore! Ma che... Dove è finito? No. Dove è andato? Ah, eccolo. Prendi. Bel colpo, direi. È un po' facile per il momento combattere. Basta capire il meccanismo. Poi con lui è ancora più facile, devo dire, rispetto a Electro. Spider-Man! Ti spiezzo in due! Ah, veramente? L'hai capito? Hai capito la battuta? Sono così felice che potrei smettere di combattere! Quasi! Sarò sincero, preferivo quando agivate da soli! Bisogna vedere se ci riuscite. Il vigore della gioventù e la saggezza dell'età, un vero idillio. Ah, mi ha preso. Come l'acqua e l'olio, certo. Vediamo chi fare prima fuori. Dove sono finiti? È rimasto solo lui? No. Mi hai preso, maledetto. No. Li devo inquadrare prima di tutto. Se non li inquadro... Ecco, dai. No. È finito. Ma no, è un po' complicato. Ok, finalmente. Dove credi di andare tu? Prendi questo. Ah, devi riprendere fiato? No problem, V! Perché scappi, maledetto? Cosa ti trova a essere del tutto inadeguati alla situazione? Prendi questo! Non è facile, non è facile perché... non stanno fermi. E li devo anche inquadrare. Dov'è finito ora Electro? Porca miseria, mi ha colpito. Non vedo neanche dov'è. Ah, eccolo. E ora ti faccio fuori così, guarda. Prendi questo! Fatto fuori. E ora? Bel colpo, devo dire.
Facciamo questa cosa velocissima. Poi prendi questo. Poi prendi quest'altro. Non ha nessuna possibilità. Dai che lo prendiamo. Prendi questo. Non per fare il pessimista, ma secondo me voi due non avete il polso della situazione. Prendi questo. Devi impegnarti di più. Maledetto Electro. E che cavolo. Dove sono finiti? Prendi questo. Avanti il prossimo. Ok, abbiamo fatto fuori. Quante volte abbiamo già Electro. Scena? Una decina? Due decine? Ci manca solo Scorpio. Una di troppo, ma stasera calerà il sipario. Dove sei? Dai, lancia quello che deve lanciare. Guarda com'è. No, mi ha preso comunque. Dove sei? Il problema di Scorpio è che si muove troppo velocemente. Ah, eccolo. Preso. Dai che ti prendo e ti faccio fuori. Anche lui l'abbiamo fatto fuori, vai. Già c'è la polizia. Electro. Che succede a Electro? Che succede? Electro si è scaricato. Ah, Spider-Man, suppongo. Se davvero avessi a cuore questa città, amico mio, mi aiuteresti a smascherare quel furfante di Osborn. Massacrando degli innocenti. Avrei riparato i danni. Sei malato. Ti serve aiuto. Ho tutto l'aiuto che mi serve. E non ci fermeremo prima che Norman abbia quello che merita. Vabbè, due li abbiamo fatti fuori, quindi ora verranno nuovamente arrestati. E ora? Odio quando fanno comunella. Devo riprendere fiato. È stato un duello difficile. Non è stato semplice. Alcuni passaggi erano semplici, alcuni erano molto difficili, quindi un bel combattimento. Non so cosa ne pensate voi, ragazzi. Lasciate un commento con la vostra impressione. Nel frattempo piove. Accidenti. Si è proprio addormentato. Sulla pista giusta, messa a terra, trofeo guadagnato. Devo aggiornare Yuri. Yuri, Vulture e Electro sono KO. Ne restano 4. Ho visto. Ho anche notato l'esplosione di un tetto a Times Square. I due eventi sono correlati? Non ti sfugge nulla. Rientrava nel piano di Octavius. Usa i supercriminali per danneggiare la Oscorp. Vulture e Electro hanno colpito le centrali elettriche. Scorpion punta all'acquedotto. Ignoro l'obiettivo di Rhino, ma è sulla costa. Sarà sufficiente per iniziare. Immagino seguirai Scorpion. Sì. La città è già in ginocchio. Senza acqua potabile non ci sarebbe via di scampo. Ti chiamo appena un novità. Sembrerebbe un piano. Ok, abbiamo il prossimo obiettivo. Direi che questa battaglia già è stata abbastanza vincente, con delle fasi automatiche interessanti. E direi che per questo episodio è tutto. E quindi non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale per attivare la campanella, così non vi perderete dei prossimi episodi, perché vi arriverà la notifica.
Lasciate anche un bel like e quindi al prossimo episodio. Un saluto da Velocetto TV. Ciao, ciao a tutti, ciao.